Ciao a tutti, io sono Benedetta Parodi e benvenuti nella mia cucina. Ciao a tutti, allora, nuovo video, era da un bel po' di tempo che non vedevo l'ora di condividere con voi questo prodottino che ho sperimentato per un po' di tempo e è un gel doccia schiuma, assolutamente l'ideale per l'estate. A base di mentolo e mentilattato, effetto ghiaccio. Ma ho scelto di fare un gel doccia perché personalmente trovo che, soprattutto per il periodo estivo, parlo un po' come Make Up the Light, per il periodo estivo, almeno personalmente, il gel doccia è la mia consistenza preferita e ho creato un prodottino con un mix di tensioattivi ed una sal bassa, ideale appunto per chi come me si fa anche più di una o due docce al giorno. E niente, io non ve lo consiglio, ma ve lo straconsiglio, anche perché comunque non servono moltissimi ingredienti. Ah, aspettate, guarda, che sono un disabile. Una cosa, mi raccomando, alle parti intime. Se utilizzate alte dosi di mentolo, lasciate perdere, perché altrimenti vi ritroverete la gnagna con le stalattiti e Pio che proprio sarà addormentato. Ingrediente indispensabile, l'alcol da cucina per disinfettare qualsiasi tipo di utensile che andiamo ad utilizzare. Però per questa ricetta in particolare, comunque l'alcol da cucina ci serve. Mi raccomando, sarò ripetitivo, ma lo ripeto, non utilizzate l'alcol rosa. Poi la glicerina vegetale, io ho questa di Aromazone, ma la potete trovare benissimo in farmacia. Cartine tornasole per misurare il pH. Poi il conservante, io utilizzo questo di Glamour Cosmetics. E ovviamente ci servirà l'acido lattico e io ho ancora questo di Aromazone. Per questa ricetta ovviamente indispensabile assolutamente il mentolo, che è appunto in cristalli. Oli essenziali, ad esempio, io vi consiglio per questo tipo di preparazione, dato che dobbiamo andare ad ottenere un effetto molto fresco, la menta piperita o comunque un olio essenziale alla menta. Poi, ad esempio, io andrò a mettere l'arancio dolce. Eccoci qua, allora iniziamo e andiamo a prendere la nostra bilancina. Un altro ingrediente molto carino, ma non indispensabile in questa ricetta, è il mentillattato, oppure lo trovate con il nome di mentile lattato. È un attivo che rinfresca, cioè dà un effetto rinfrescante ai vostri cosmetici, però ha un'azione molto più blanda, però ha un'azione più duratura. Io in questo caso vado a metterlo, o comunque potete tranquillamente evitare di metterlo, che il mentolo di suo è comunque una bomba, e lo potete, appunto, i grammi di mentillattato li potete sostituire con un'ugual parte di acqua. Ho deciso di utilizzare come tensioattivo primario il sodio lauryl sarcosinato, conosciuto anche con il nome di Maprosil 30. Poi andiamo ad utilizzare la Coca Midro Pupil Betaina, questa qui è di Dragon Spice e serve proprio come tensioattivo di, tra virgolette, di contorno per andare a bilanciare l'aggressività del sarcosinato. Poi come tensioattivo vado ad utilizzare il Lauryl Glucoside, che è un tensioattivo che penso conoscerete in tanti. E poi, per ottenere una schiuma più intensa, vado ad aggiungere anche appena appena 2 grammi di sodium lauret sulfato. Questo l'ho preso da Farmacia Vernile. Quindi il mio gel doccia, almeno quello che faccio io, non sarà totalmente biodegradabile, però voi potrete comunque eliminarlo e vi lascerò appunto una ricetta alternativa per le persone che vogliono comunque ottenere un prodotto totalmente eco bio.
Poi, vabbè, l'unica cosa che, però una cosa che potete omettere tranquillamente sono i coloranti alimentari, i coloranti, io in questo caso voglio utilizzare i coloranti alimentari, però potete utilizzare anche, non so, degli ossidi miche, oppure anche quelli in gel. Bene. Niente, io vi lascio al video, se avete domande sugli ingredienti e quant'altro, sul discorso del mentolo, lasciatemi tranquillamente un commento e iniziamo appunto con il nostro video, con il nostro tutorial. E quindi andiamo a mettere la nostra glicerina, potete utilizzare benissimo un contenitore di vetro, no, non mi piace. Una volta pesata la glicerina la mettiamo da parte e andiamo a pesare la nostra xantana. Accendiamo la nostra bilancina e andiamo a pesarla piano piano. Una volta fatto questo andiamo appunto a disperdere la nostra xantana, possibilmente a pioggia, sulla nostra glicerina, quindi in maniera omogenea. Ecco qua, sbattiamo bene, prendiamo un cucchiaino, andiamo a mescolare la nostra glicerina e la gomma xantana per andare a preparare il gel. Adesso qui intanto continuo a mescolare, in questo caso ho l'assistente perché, per cui mentre lui stempera la glicerina io vado a pesare in un becker l'acqua demineralizzata. Eccoci qua, adesso andiamo a creare il nostro gel, ovviamente abbiamo stemperato bene la xantana nella glicerina e un po' alla volta andiamo ad aggiungerci un po' d'acqua. Mescoliamo bene un po' di acqua. Fatto questo, ho quindi preparato il gel, andiamo a prendere il nostro mentolo in cristalli, il nostro mentillattato e ovviamente la nostra bilancina. Ecco qua, perfetto. E andiamo a pesare appunto il nostro mentolo. Perfetto. Scusate, ma ho la bilancia che fa i capricci. A parte questo, adesso ho misurato il nostro mentolo, andiamo a mettere il nostro alcol. Scusate, ma non capisco. Poi vado ad aggiungere anche il nostro mentilattato. Ecco qua. Perfetto, lo annuso perché lo ha un profumo di menta molto leggera e lo andiamo a mettere appunto nel... Sta bilancia mi sa che la riporterò indietro, ultimamente sono parecchio sfigato con le bilancine. Togliamo il tutto finché i nostri cristalli di mentolo non si saranno completamente sciolti. Prendiamo quindi un cucchiaino e andiamo a mescolare. Allora, cosa molto importante, mentre fate sciogliere il mentolo, se lo fate in grandi quantità come ho fatto io, mi raccomando mescolatelo piano, perché altrimenti rischiate davvero di ustionarvi. Infatti il mio ragazzo che lo stava sciogliendo sul divano, non vi dico neanche dove si è ustionato, perché si è ustionato proprio là. Se vi dovesse capitare, andate subito in bagno e risciacquatevi con l'acqua. Detto questa perla di saggezza, però a parte gli scherzi, state attenti. Andiamo a versare il nostro mentolo, il mentillattato e l'alcol nel nostro gel. State tranquilli che con la gomma xantana non vi verrà mai un gel limpido. Ecco qua. Ovviamente state attenti anche dopo. Lavate tutto con i guanti
e andiamo di nuovo a mescolare. Andiamo a mettere i nostri attivi e partiamo con il sarcosinato. Mi raccomando, seguite l'ordine. Ecco qua. Andiamo a mettere i nostri 2 grammi di sodium lauret sulfate. Perfetto. Forza, dai. Andiamo a mettere il nostro lauril glucoside. Andiamo a mettere anche la nostra betaina. Ok. Scusate se è un po' lento, però la bilancina veramente sta facendo dei danni oggi. Quindi ogni volta che mettete un tensioattivo mescolate. Mi raccomando, non utilizzate assolutamente il mini pimer, anzi fornitevi di pazienza e mescolate. Eccoci piano. Qua, adesso andiamo a versare la fase acquosa, quella del gel con il mentolo e il mentillattato, in quella con i tensioattivi. Mi raccomando, anche qui mettetene un po' alla volta, non tutto in un colpo, e mi raccomando dovete proprio versare la fase A in B e non viceversa, un po' alla volta. Ne mettete un po' e mescolate. E andate avanti in questa maniera finché non avrete versato tutta la fase acquosa in quella in quella appunto dei tensioattivi. Eccoci qua allora. Quante volte dico eccoci qua? Una volta uniti i due composti otterrete più o meno un composto e abbastanza liquido, ma non preoccupatevi, perché il sarcosinato addensa, non mi ricordo se sì, a pH 6. A questo punto andiamo a mettere i nostri oli essenziali. In questo caso vado a mettere olio alla menta. Vi consiglio di non abbondare, in quanto altrimenti, eccoci qua, il sarcosinato smolla e quindi vi verrà un detergente liquido. E quindi andiamo avanti con i nostri oli essenziali. Perfetto, mescoliamo in modo tale che anche l'olio essenziale si amalghi bene con tutto il resto del composto, e andiamo a mettere le nostre 16 gocce di Cosgard ogni 100 grammi di prodotto. Mescoliamo, per cui misuriamo il nostro pH. Io di solito conto una ventina di secondi. Allora, il pH adesso è a 7. Secondo me, sì, faccio un po' fatica, si vede? Perché c'è ancora il blu, vedete che se fosse 6 sarebbe un po' più chiaro. Io lo vorrei portare a 6 proprio perché il sarcosinato addensa pH 6. Per cui andiamo a prendere il nostro acido lattico. E mi raccomando, non andate ad esagerare con le gocce. Mettetene due alla volta. Io adesso sento che sta addensando, anche perché comunque sento che faccio molta più fatica a mescolare. Intanto, ok, se vedete adesso effettivamente è molto più gel di prima. E misuriamo nuovamente il pH. Eccoci qua, io ho aggiunto dell'altro acido lattico perché comunque non
non ero arrivato al pH giusto. Adesso non so se vedete in camera, però comunque ha sbiancato e è diventata la consistenza, comunque è diventata proprio quella di un gel. Adesso io vado a utilizzare questi coloranti alimentari dal video di Marcella Leone, H. Carlita Dolce. Ho visto che questi stronzetti colorano da morire, per cui adesso ne vado a mettere davvero poco, un pelino di blu e un pelino di giallo, ok, e lo andiamo appunto a versare. Per cui il nostro prodotto è terminato. Come, ecco qua, ma no, il colore alla fine mi piace, è proprio quello che volevo ottenere. Questo in realtà è per voi e lo metterò nel giveaway che farò tra un po', di mesetti, in cui all'interno troverete tutti gli spignati che farò in questi mesi, insomma, che verranno. Perché ciao! Una cosa, mi raccomando, alle parti intime, se utilizzate alte dosi di mentolo lasciate perdere, perché altrimenti vi ritroverete la gnagna con le stalattiti e il pio che proprio sarà.